avvolto da ondate di invocazioni e ovazioni che lo algono da ogni lato, fino al Palazzo del Governo. 150.000 triestini, un cuore solo, raccolti intorno al capo, nella più grande adunata di popolo triestino che la storia ricordi, animano a perdita d'occhio Piazza dell'Unità, in una apoteosi di passione e di fede. Italia! La nostra politica ha determinato negli elementi seniti quella che si può oggi chiamare, si poteva chiamare, una corsa vera e propria all'arrembaggio. Tuttavia, gli ebrei di cittadinanza italiana, i quali abbiano indiscutibili meriti, militari o civili, nei confronti dell'Italia e del regime, troveranno comprensione e giustizia. Quanto agli altri, si seguirà nei loro confronti una politica di separazione. Alla fine, il mondo dovrà forse stupirsi più della nostra generosità che del nostro rigore. A meno che i semiti d'oltre frontiera e quelli dell'interno e soprattutto i loro improvvisati e inattesi amici che da troppe cattedre li difendono, non ci costringono a mutare radicalmente cammino. Nella politica interna, il problema di scottante attualità è quello razziale. Anche in questo campo noi adotteremo le soluzioni necessarie.